Riscaldamento a parte, Torino-Verona non è stata solo una partita di campionato, bensì una palpitante battaglia formato Coppa, splendidamente onorata da due squadre che con le coppe, almeno per ora, non hanno nulla a che fare. Episodi, emozioni, ritmo e suspense fino al 90esimo. Il risultato premia il Verona che disputa una gara tatticamente impeccabile, lasciando scoprire gli avversari e operando di rimessa. Ma il risultato condanna pesantemente il Torino, troppo sfortunato per non avere diritto a documentate recriminazioni contro la sorte. Se Junior e Dossena non dilagano, come altre volte a centrocampo, è perché la cerniera Brigel di Gennaro Tricella li obbliga a lavorare la palla in spazi ristretti, laddove la velocità va a scapito della precisione. Quegli spazi che sul fronte opposto Fanna e Galderisi, appoggiati da Bruni e Marangon, sfruttano con spietata aggressività, come dimostra il gol di Brigel. Il tedesco approfitta di due respinte corte di Martina e Danova e fa leva sulla stazza da culturista nel fragoroso impatto piede-palla. Il Torino perde Ferri, stirato, ma non la testa e agguanta il pareggio con una incornata di Dossena su cross di Schachner. Il Verona, privo del mastino Ferroni oltre a Del Chiaer, patisce almeno nel primo tempo l'avverve dell'austriaco. Qualche imprecisione nell'impostazione della manovra impedisce ai Granata di proseguire il forcing, rimandando allo scadere del tempo un'altra occasione d'oro che Galbiati manca. Nella ripresa il Torino cerca i due punti e il Verona non chiede di meglio, facendo scattare con Galderisi e Marangon il diabolico contropiede della banda Bassotti. L'agilità si conferma l'arma vincente di un collettivo che la potenza di Brigel quest'anno ha completato. Il Torino subisce ma non si rassegna. Lo svantaggio diventa beffa allorché su tiro di sclosa il palo serve caldo, un pallone espresso fra le mani di Garella. Il portierone è l'emblema di un Verona che dove non arriva con i propri grandi meriti, arriva con lo stellone degli anni pari. La smania di pareggiare sottrae oltretutto lucidità agli avanti Granata. Schachner grazie a Garella. È il Verona. Bagnoli sprona i suoi con insolito calore e il controgioco dei Veneti semina brividi. Brigel, lanciato, conclude così. Successivamente è lo scattista Galderisi a bruciare Galbiati e Zaccarelli, ma sul filo di lana lo aspetta Martina. Verona sempre più in testa e domenica tocca al Milan. Tutto sommato cosa ha da recriminare questo Toro, Zaccarelli? Niente, un pizzico un po' più di fortuna sotto porta e basta, nient'altro. Mi pare l'occasione che abbiamo creati, purtroppo non l'abbiamo sfruttata. Merita il primato il Verona? Ah, mi sembra di sì, perché anche se oggi ha fatto una gara di contenimento, però ha saputo sfruttare quelle poche occasioni che gli sono capitate. Ma direi che parlare delle scudettole è ancora prematuro. Ci sta bene essere in testa e mi auguro che il vantaggio anche aumenta. Noi non ci faremo condizionare dai punti di vantaggio, perché i punti di vantaggio ci permettono di giocare per vincere anche perdendo, perché abbiamo un grosso vantaggio. Poi quando sarà la primavera vedremo quale sarà la classifica e cominceremo a tirare le conclusioni, pensarci sopra, ma adesso noi dobbiamo giocare in questa maniera qua e basta.